Il Centro Paraplegici di Ostia compie 65 anni per celebrare la ricorrenza. Oggi Flavio Insinna, protagonista del film A Muso Duro, ha visitato la struttura. Insinna è infatti il protagonista del film A Muso Duro, realizzato in memoria del professor Antonio Maglio, unitamente considerato come il padre della sportterapia in Italia, vice direttore primario del centro INAIL per paraplegici di Villa Marina, oggi Centro Paraplegici di È una giornata fondamentale ed io ho apprezzato molto il contributo di Flavio Insinna in questo senso. Il voler vedere e conoscere questa realtà anche sotto il profilo assistenziale per come ci prendiamo cura dei nostri pazienti, per quello che siamo in grado di poter fare e alleviare in qualche modo un certo tipo di problematiche di salute, insomma per noi è una giornata veramente molto bella e molto significativa. A breve attiveremo anche 10 nuovi posti dell'unità spinale, stiamo reclutando le risorse, questo ci ha un po' rallentato nei tempi tecnici che ci eravamo dati e noi, voglio dire, riteniamo che questo debba essere l'inizio di un ulteriore percorso di sviluppo. L'insegnamento più importante è l'amore, la passione e l'umanità. Sono stati i tre cardini della sua vita. Io ho paura di un mondo, anche nello specifico di un paese che scappa avanti e non si ferma ad aspettare chi fa fatica. Ho avuto la fortuna, nella sfortuna, di non fare il medico con mio padre, di imparare subito dei concetti fondamentali della mia famiglia. A Santa Lucia la prima partita di basket in carrozzina l'ho vista a 7 anni, ce n'ho 57, quindi non è un caso che io mi ritrovi comunque nell'entourage di due delle squadre di basket in carrozzina che giocano al Santa Lucia. Mi fa piacere dire che quest'anno abbiamo anche vinto i campionati. Si vince già perché si va là. Poi c'è anche la soddisfazione sportiva. C'è tantissimo da fare, come c'è anche alla fine del film, proprio quella è la frase con cui chiudiamo il film A Muso Duro. Tanto è stato fatto, ma tantissimo c'è da fare anche a volte a muso duro, come il titolo del film, perché non voglio vivere in un paese dove, un po' come dire, assomigliando a una giungla, ce la fanno solo quelli più forti, quelli più fortunati e più ricchi. Non mi interessa vivere in un paese così. Mio padre diceva: Flavio, queste sono malattie, è vero, è la disabilità, ma lui diceva: l'unica vera disabilità è nella testa di chi se ne frega degli altri.